State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Io immagino questo disco vocalizzato da un vocalist d'eccezione. Uno che fa l'arte delle disco, veramente. Sandra Beat! Dalle langhe piemontesi arriva il vocalist che ha inventato il vocalist. Vive di notte, ma non è un licantropo. E questo non è un indovinello. Lui acclama la folla, ma la folla non acclama lui. Le sue rime finiscono in ano, perché dà voce a Provenzano. Su M2O arriva Sandro Beat. Noi siamo corrente elettrica, corrente troppo forte. Non stateci vicino, pericolo di morte. Noi siamo quelli lì che danno il gas alla serata. Il gas non è metano, è... Cos'è? Cos'è? Provenzano! Il gas è provenzano oppure il gas è di Provenzano? Ciao Sandrino, come va la vita? Tutto bene? Ragazzi, ho deciso, mi butto nel bordello. Faccio le selezioni per il Grande Fratello. Bravo, bravo. Che emozione che c'è. Senti? È andato. Mamma. Prendo tangenziale. Vado in capitale, sì. Saluto le maiale. Sono tutte in tangenziale. Non me ne sono accorto. Sono già sul raccordo. Raccordo con la D, Sandro, raccordo. Sei sicuro? Anch'io ho sentito, si dice raccordo. Ma che dici? Arrivo negli studi e vedo la Marcuzzi. Madonna, il culo grosso. Mi sembra una Jacuzzi. Ma no, dai, non ci credo, Sandro. Saluto Celestia, ma era un po' che non si vedeva. Dov'era? Eh? Ha fatto un po' di ferie, è stata in Bolivia, ma noto che ha in mano un barattolo di Activia. Ti pareva? Buonissimo. Vedo. Di già. Provalo anche tu. Sì. Mi offre un po' di yogurt, il gusto è alla prugna. Il mio caro intestino getta subito la spugna. Ma no, l'Activia no, Sandro. Basta. Crampi. L'Activia mi ha distrutto. Ma come sono ridotto. Scusate, vado al bagno. Mi sto cagando sotto. Ma no, Sandro, occhio che te la fai addosso davvero, eh. Vai in bagno, Sandrino, vai, veloce, veloce, dai. Corri. Oddio, oddio, mi scappa, oddio. Di corsa arrivo in bagno, ma c'è una lunga fila. Madonna, quanta gente, saranno 10.000. Ma cosa fa, deficiente? Non vede che c'è la fila? Torni subito indietro, ne? Esco dagli studi con lo stomaco che canta. Il bagno è occupato, la farò dietro una pianta. No, dietro una pianta no. Oddio, aia. Oddio, Maria, mi scappa. Aia. Oddio. Occhio Sandro che ti beccano. Con la fortuna che ha lo beccano di sicuro, guarda, eh. Mi abbasso i pantaloni, ormai sto per andare. Ma poi sento il regista che inizia ad urlare. Oh, ma che sta a fa, cretino? Quello è il giardino del Grande Fratello. Rimettite subito i pantaloni, a cretino. Mi rialzo immediato e mi tiro sui calzoni. Ho la pancia così gonfia che mi partono i bottoni. E adesso... Sandro, adesso come fai? Ma non la tengo. E ora che combino? Adesso come faccio a passarlo soprovino? Ma no, Sandro, non puoi fare il provino così. Attenzione, è il turno del signor Coriolani Sandro. Sento il mio nome che risuona per le scale. Mi sa che tocca a me, vado nel confessionale. Dai, trattieni, Sandro, trattieni. Cioè, ma adesso come fai? Cioè, scusa. Sto male come un cane. Ho anche l'orticaria. Mentre fa le domande, faccio un pochino d'aria. Cioè? Allora, salve e benvenuto al Grande Fratello. Me, come si chiama e che cosa fa nella vita? Buondì, mi chiamo Sandro e faccio il ballerino. Sono proprio felicissimo di fare il provino. Che cos'è questo rumore? Lo sentite anche voi? Eh sì, ci sarà qualcosa che scricchia. Me, veloce, ci dica come mai vuole entrare nella casa del Grande Fratello? Entro nella casa in cerca di ragazzi.
piazza. So fare un po' di tutto e passo la ramazza. Ma che cos'è? Io sento di nuovo questo rumore. Ma lo sente anche lei? È vero, sento anch'io questo rumore strano. Sembra che arrivi quasi da qualche deritano. Ma che cosa sta facendo? È lei! Madonna mia, che schifo! Ma se ne vada via! Ve fengheula! Scappo fuori dolorante da quel confessionale. Ho bisogno io di un bagno, di corpo devo andare. Subito! Ma no, ma come? Intravedo un'automobile che è ferma nel parcheggio. Mi si fiondo immediato e ogni tanto io scorreggio. Vai Sandrino, sfogati! Apro subito il cruscotto e la faccio dentro il vano. Ma poi scopro che l'auto è di... Di chi? Di chi? Provenzano! Ma no! Che puzza! Provenzano!